una palla ci sono tre pesci, due più giovani, uno anziano. Nuotano in mezzo all'acqua, in mezzo alla sola acqua che li circonda, trasparente, limpida, un po' monotona. Ad un certo punto il pesce anziano, avvicinandosi ai giovani, esclama: «Buongiorno ragazzi, com'è l'acqua oggi?» I due non rispondono, ci pensano. Dopo un po', uno dei giovani, rivolgendosi all'anziano, esclama: «Ma cos'è l'acqua?» Wallace, filosofo e scrittore americano. Tu, io, siamo tutti pesciolini, vivi, in una palla della quale non conosciamo in realtà gli elementi portanti che soddisfano i nostri bisogni fisiologici e non. E ci costruiamo come autodifesa sistemi talmente perfetti che nessuno avrebbe più bisogno di essere se stesso, di conoscere, pensare. È una gabbia. Come uscirne? Non serve nessuna skill, nessuna capacità, nessuna abilità. È un paradosso. Dobbiamo divenire consapevoli di non essere capaci. Dobbiamo capire che non possiamo pensare di risolvere tutto da soli, fuggendo in universi paralleli autoinventati. Scrive un gruppo americano degli anni 60. Hai mai visto scendere la pioggia in un giorno di sole? Tu, io, i due pesciolini, l'anziano, tutti potremmo rispondere: sì, l'ho vista, ho visto scendere la pioggia. Ciò significa che tutti in realtà abbiamo un'idea, anche se un po' confusa, di ciò che ci circonda, un po' pessimistica. Occorre perciò cambiare occhi. Tutto intorno a noi è fatto a nostra misura. E l'età e la scuola che facciamo dovrebbero offrirci la possibilità di essere felici. Come? Dobbiamo una volta per tutte aprirci. Dobbiamo una volta per tutte dire io ci sono.